purtroppo Android ancora non integra la funzione per registrare lo schermo, mentre c'è quella per catturare uno screenshot. Quindi bisogna ricorrere ad altre soluzioni. Ci sono diversi modi per registrare lo schermo di un dispositivo Android. Te ne mostrerò tre: semplici, gratuiti e soprattutto che non richiedono il root del dispositivo. Quindi tre metodi facili e alla portata di tutti. Il primo consiste nell'utilizzare un'applicazione per registrare lo schermo. Ci sono diversi screen recorder che è possibile trovare su Google Play. Una delle migliori è AZ Screen Recorder. Basta andare su Google Play, effettuare la ricerca per AZ Screen Recorder e installarla sul proprio dispositivo. Una volta installata, basta avviarla. E quando viene avviata, vedremo comparire su un lato dello schermo una piccola icona con una videocamera, che è quella di proprio Screen Recorder. Questa piccola icona che appare sul lato della schermata di Android permette di accedere alle varie funzionalità di registrazione. Toccandola, appare un ventaglio di piccole icone attraverso le quali si può accedere alle varie funzionalità di questa applicazione. L'icona in alto con la ruota dentata serve per accedere alla schermata delle impostazioni. Da qui puoi regolare la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi, il bitrate e altro ancora. Insomma, da qui è possibile configurare come verranno eseguite le registrazioni e anche come è possibile poi utilizzare l'applicazione. Per avviare la registrazione, invece, basta cliccare sull'icona con la piccola videocamera. Quindi, toccando quest'icona, appare un piccolo messaggio che chiede di se vogliamo permettere ad Azi Screen Recorder di acquisire tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo. Diamo conferma con avvia adesso, poi parte un piccolo conto alla rovescia di 3 secondi e inizia la registrazione. Da questo momento in poi tutto quello che facciamo sullo schermo del nostro dispositivo Android viene registrato. Quindi se andiamo ad esempio su internet e scorriamo le varie pagine oppure andiamo nelle impostazioni del nostro dispositivo, insomma, tutto quello che noi facciamo verrà registrato da AZ Screen Recorder. Per interrompere la registrazione sarà sufficiente andare nel menu delle notifiche e vedremo che tra le varie notifiche c'è anche quella di AZ Screen Recorder con alcuni pulsanti che ci permette di mettere in pausa o stoppare la nostra registrazione. Una volta terminata la registrazione, una schermata ci permetterà di scegliere se vogliamo condividere la registrazione, cancellarla oppure modificarla. E inizia la registrazione. Da questo momento in poi, tutto quello che facciamo sullo schermo AZ Screen Recorder è anche in grado di registrare l'audio e quindi tutto ciò che diciamo sarà registrato nel nostro video. Le registrazioni saranno salvate nella memoria del nostro dispositivo in una cartella chiamata appunto AZ Screen Recorder, all'interno della quale possiamo accedere attraverso un qualsiasi file explorer, come ad esempio gestione file. Vedremo che qui c'è una cartella AZ Recorder Free e qui dentro noi troveremo le registrazioni del nostro schermo che potremmo visualizzare, condividere, trasferire sul nostro computer e farci quello che vogliamo. Il secondo metodo per registrare lo schermo del dispositivo Android consiste nello sfruttare il pacchetto ADB messo a disposizione per gli sviluppatori da Google e un computer al quale dovremo collegare il nostro
dispositivo col cavo USB. Prima di poter utilizzare questo pacchetto, dobbiamo abilitare sul nostro dispositivo Android il debugging USB. Per farlo, dobbiamo innanzitutto andare nel menu delle impostazioni del nostro dispositivo e abilitare le opzioni sviluppatore. Per farlo, dobbiamo spostarci in sistema, andare in avanzate e spostarci nella sezione informazioni sul telefono. Questa voce potrebbe cambiare a seconda della versione di Android. In questo caso io ho Android 9.0, ovvero l'ultima versione. Scorrere tra le varie voci e toccare ripetutamente la voce numero build. Dopo averla toccata ripetutamente questa voce, verranno abilitate le opzioni sviluppatore che troveremo sempre nel menu sistema, che si trova sempre all'interno delle impostazioni del nostro dispositivo Android. A questo punto entriamo nelle opzioni sviluppatore e assicuriamoci di aver abilitato il debug USB. A questo punto siamo pronti per poter collegare il nostro dispositivo Android al computer tramite il cavetto USB. Quando lo facciamo, apparirà sullo schermo del nostro dispositivo un messaggio che ci chiederà di dare conferma per abilitare il debugging USB, cosa che noi dovremmo fare, altrimenti non sarà possibile utilizzare poi il pacchetto ADB per registrare lo schermo del nostro dispositivo. Per registrare lo schermo di Android sfruttando il pacchetto ADB, dovremo procurarci innanzitutto i file che ci servono. Quindi, col nostro browser, andiamo su questo indirizzo e scarichiamo il pacchetto SDK Platform Tools per la versione del sistema operativo del nostro PC. Nel nostro caso, in questo caso, noi scaricheremo il pacchetto per Windows. Diamo conferma di aver accettato i termini e le condizioni e clicchiamo sul tasto in basso per avviare il download. Possiamo scegliere dove salvarlo. Nel mio caso lo salverò nel disco D e aspetto che il download venga completato. Al termine del download vado nella cartella in cui ho scaricato il file. Si tratta di un file .zip, quindi un archivio compresso che andrà scompattato sul computer. Essendo .zip, Windows riesce a scompattarli senza dover ricorrere ad altri programmi, quindi sarà sufficiente col tasto destro e scegliere estrai tutto e decidere dove vogliamo salvarlo. Nel mio caso, per esempio, per ricordarmi di cosa si tratta, chiamerò la cartella ADB. All'interno della cartella troverò un'altra cartella che si chiamerà Platform Tools e all'interno di questa cartella ci saranno tutta una serie di file. A questo punto bisogna avviare il prompt dei comandi di Windows e puntare su questa cartella. La cosa importante è ricordarsi di aver collegato il dispositivo Android
col cavo USB al computer e di aver abilitato il debugging USB. Altrimenti la procedura che sto per mostrare non funziona. Avvio quindi il prompt dei comandi con i diritti di amministratore, quindi puoi trovarlo digitandone il nome nella barra di ricerca in basso a sinistra di Windows. Qui ti apparirà in alto il prompt dei comandi, clicchi sulla freccia e puoi scegliere di eseguirlo come amministratore. Dai conferma quando ti appare la schermata del controllo dell'account utente. E ora sei dentro il prompt dei comandi. A questo punto devi puntare alla cartella in cui sono contenuti i file del pacchetto ADB. E quindi a questo punto sei pronto per catturare una registrazione dello schermo del dispositivo Android. Per farlo dovrai utilizzare alcuni comandi. Il primo comando che ti serve ti permette di verificare se il dispositivo è correttamente rilevato, quindi digita ADB Devices e premi invio. Se il dispositivo è correttamente rilevato, apparirà una stringa alfanumerica con accanto device. Per registrare lo schermo del dispositivo Android, dovrai utilizzare un altro comando. Il comando in questione è ADB spazio shell spazio screen record, seguito dal percorso in cui andrai a salvare la registrazione. In questo caso, per esempio, io ho scritto che la registrazione deve essere salvata nella SD card e dovrà essere rinominata con appunto il nome registrazione, ma si può scegliere anche un nome qualsiasi. Ad esempio, reg.fp. A questo punto basta dare invio e parte la registrazione dello schermo del dispositivo Android. Quindi da quando si preme invio verrà avviata una registrazione di 3 minuti di tutto ciò che viene effettuato sullo schermo. Quindi uno può tornare sul dispositivo Android, fare quello che deve fare, avviare applicazioni, un gioco e quant'altro. E al termine dei 3 minuti la registrazione sarà interrotta. Se invece la si vuole interrompere prima, basterà premere la combinazione di tasti sulla tastiera CTRL più C. Quindi se io voglio interrompere la registrazione prima dei 3 minuti, sarà sufficiente premere questa combinazione di tasti Ctrl-C. A questo punto la registrazione è terminata e sarà salvata sul dispositivo Android nella cartella in cui ho indicato nel comando precedente. A questo punto posso tornare sul mio dispositivo Android e andare in gestione file e trovare il video che ho appena registrato, che come puoi vedere si chiama reg.mp4, come lo avevo nominato tramite il computer.
Terzo metodo che ti mostro per registrare lo schermo di Android comporta due passaggi, quindi da un certo punto di vista è più lungo, però ti permette di avere le tue registrazioni direttamente sul computer e quindi pronte all'uso. Questo metodo consiste nella pratica di fare il mirroring dello schermo del tuo dispositivo Android sul computer, in modo che potrai visualizzare direttamente sul desktop di Windows lo schermo del dispositivo Android e quindi puoi utilizzare uno screen recorder da computer per registrarlo. Quindi tutto quello che farai sul dispositivo Android sarà riprodotto sullo schermo del computer Windows che potrai da qui registrare in modo da averlo subito a disposizione. Quindi la prima cosa che devi fare è collegare il tuo dispositivo Android al computer per fare il mirroring. Come si può fare il mirroring di un dispositivo Android sul computer? Anche in questo caso ci sono diverse soluzioni. Si può farlo sia attraverso il cavo USB oppure anche in modalità wireless, quindi senza fili. Per farlo attraverso il cavetto USB, una delle soluzioni più semplici consiste nell'utilizzare un programma che si chiama Visor. Quindi la prima cosa da fare è andare sul sito visor.io e scaricare il software Visor. Prima di utilizzarlo, è necessario però collegare il dispositivo Android al computer abilitando il debug USB come ti ho mostrato con la seconda soluzione. Quindi andando in ordine, abiliti il debug USB dalle opzioni sviluppatori sul tuo dispositivo Android. Dopodiché colleghi il dispositivo Android al computer col cavetto USB. Una volta che hai fatto questi passaggi, puoi avviare il programma Visor. Una volta che tu hai collegato il dispositivo Android al computer correttamente abilitando il debug USB, in Visor potrai visualizzare il nome del tuo dispositivo qui in alto. A questo punto sarà sufficiente cliccare sul nome del tuo dispositivo e ti verrà aperta una finestra in cui sarà riprodotto lo schermo del tuo dispositivo Android. Tutto quello che farai sul dispositivo Android verrà riprodotto anche sullo schermo del computer. La risoluzione non è altissima nella versione gratuita di Visor, quindi se hai esigenze particolari e hai bisogno di una risoluzione maggiore, quindi di una finizione maggiore, potrai acquistare una licenza a pagamento. Per fare il mirroring dello schermo del dispositivo Android sul computer in modalità wireless, anche in questo caso ci sono diversi programmi. Uno dei più semplici sicuramente è quello TeamViewer, che viene utilizzato spesso per l'assistenza da remoto da PC a PC, ma che può essere sfruttato anche in questo caso per fare il mirroring del dispositivo Android sul computer. Come si fa? Allora, innanzitutto bisogna andare sul store di Android, quindi su Google Play, e scaricare e installare l'applicazione TeamViewer Quick Support. A questo punto si apre l'applicazione e
viene dato un ID univoco, quindi una sequenza di numeri, sono 10 numeri, che identificheranno il dispositivo Android. Vai sul computer e scarichi il programma TeamViewer. Si aprirà quindi la schermata di installazione, ma attento perché non sarà necessario installarlo, quindi puoi anche avviarlo senza doverlo installare. Quindi basta selezionare la terza opzione, avviare soltanto. Poi seleziona in basso per scopi privati, in modo da poter utilizzare la versione gratuita di TeamViewer, e poi clicchi sul tasto accetto, avvia. Dopo alcuni secondi sarà avviato il programma TeamViewer. Dai di nuovo conferma nella finestra controllo dell'account utente. E ora dovrà inserire qui sulla destra in ID interlocutore lo stesso numero che ti è stato mostrato sul dispositivo Android. Quindi dovrai digitare il numero che ti è stato mostrato sull'applicazione TeamViewer Quick Support nel campo il tuo ID e poi premere il tasto connetti. Dai conferma sul dispositivo Android e dopo alcuni secondi ti si aprirà una finestra in cui sarà riprodotto lo schermo del dispositivo Android e quindi tutto quello che farai sul dispositivo Android sarà visualizzato contemporaneamente sul tuo computer. Per poter registrare lo schermo di Windows e quindi anche quello del dispositivo Android, ci sono diverse soluzioni gratuite, tra cui per esempio quella che ti consiglio è il registratore gratuito online dello schermo, che è un'applicazione che funziona direttamente all'interno del browser. Allora, tutto quello che devi fare è andare su questo sito, il cui link lo puoi trovare giù nella descrizione di questo video. Una volta che sei su questo sito, basta cliccare su Avvia registrazione. Quindi ti verrà chiesto se vuoi aprire il launcher. Fai sì. Una volta avviato il programma di registrazione, clicca su quest'icona schermo intero per selezionare tutto il desktop del computer e avvia il tasto e avvia la registrazione cliccando sul tasto REC. Dai conferma con OK e dopo il conto alla rovescia di 3 secondi parte la registrazione. Da questo momento in poi, quello che viene fatto sul tuo dispositivo Android viene automaticamente registrato. Quando è terminato, clicca sul tasto Stop e ti verrà mostrato il video della tua registrazione, che potrai poi utilizzare per quello che ti serve, insomma.